Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova video lezione. Oggi affrontiamo un discorso relativo alla determinazione del pH di acidi deboli monoprotici in cui il contributo degli ioni H+ rilasciati dall'acqua è trascurabile. Abbiamo visto nelle precedenti lezioni che gli acidi forti e le basi forti sono elettroliti che si dissociano totalmente. E quindi la determinazione degli ioni H+ oppure gli ioni OH- era piuttosto semplice. Quando trattiamo invece degli acidi deboli, la situazione si complica un po' di più, in quanto sappiamo che l'acido debole, chiaramente questo discorso vale anche per le basi, è un elettrolita che si dissocia parzialmente in soluzione acquosa. Se io dovessi considerare un recipiente e quindi andare a considerare un generico acido HA, quindi cosa troveremo all'equilibrio? Troveremo degli ioni H+, troveremo la base coniugata, ma troveremo anche dell'acido indissociato, per cui la difficoltà sta proprio nell'andare a determinare il grado di dissociazione dell'acido e gli ioni H+ che vengono rilasciati in soluzione acquosa. Quindi affrontiamo il discorso generico di un acido che chiamiamo con il termine di H in soluzione acquosa, si dissocia in ioni H3O più oppure H+ più A meno. E quindi noi non sappiamo chiaramente il grado di dissociazione. Per andare a calcolarci gli ioni H+, dobbiamo andare a determinare o comunque conoscere che cosa. La costante di equilibrio. La costante di equilibrio la possiamo scrivere in questi termini, quindi KE è uguale alla concentrazione molare degli ioni H+ per la concentrazione molare degli ioni H- fratto la concentrazione molare dell'acido per la concentrazione molare dell'acqua. Poiché sappiamo che l'acqua è totalmente indissociata, quindi come abbiamo già visto precedentemente, questo valore viene conglobato nella costante di equilibrio, pertanto possiamo scrivere che la costante di equilibrio è uguale ad H+ A meno fratto H, la concentrazione di H. Ora, quando trattiamo di acidi e basi, questa costante di equilibrio viene chiamata convenzionalmente come KA, quindi come costante acida, se abbiamo a che fare con delle basi con KB, ma sono del tutto equivalenti. Ora, come andiamo a procedere? Innanzitutto, riscriviamoci quindi la reazione, quindi HA si dissocia in H+ più A-. Quindi quando noi conosciamo la concentrazione analitica dell'acido I, che indichiamo quindi all'inizio, e attribuiamo il valore C con 0 di A, quindi all'inizio avremo le moli di acido iniziali, quanti se ne formeranno di ione H+ e A-, quindi X, e X perché non lo conosciamo, quanto se ne consumerà di acido, anche in questo caso X, perché non conosciamo noi il grado di dissociazione dell'acido, e all'equilibrio avremo questa situazione. Equilibrio avremo C con 0 di A meno la parte dissociata X e X. Quindi andando a riscrivere la costante KA, quindi possiamo scrivere che data, quindi in questo caso dalla concentrazione degli ioni H+ per la concentrazione di A meno fratto CA meno X, andando ancora a sostituire, quindi avremo X al quadrato fratto CA, la concentrazione dell'acido meno X. La costante acida ci fornisce, così come la costante basica, un importante valore in quanto maggiore è il valore della costante acida, che
chiaramente maggiore sarà la forza dell'acido. Per andare a determinare la concentrazione dell'X, in questo caso degli ioni, dobbiamo avvalerci di un'equazione di secondo grado. E quindi l'equazione verrà scritta in questo modo, quindi x al quadrato sarà uguale a k per c con 0 di A meno kx, k di x in questo caso. Quindi andando a risolvere l'equazione troveremo due valori 1, 2 e x1, x2, dovremo andare a prendere quel valore chiaramente che è coerente con l'esercizio che ci viene proposto. Chiaramente la difficoltà maggiore sta nell'andare a risolvere questa equazione, ma diciamo subito, in modo da sgombrare qualsiasi dubbio, un corretto calcolo deve sempre passare la risoluzione di questa equazione di secondo grado, che chiaramente potrebbe dare problemi di calcolo. Però è possibile trovare delle scorciatoie, o meglio, è possibile andare a trascurare il valore degli ioni H più rilasciato dall'acido, oppure non trascurarli andando a considerare la legge di diluizione di Ostwald. Questa legge ci permette, attraverso un rapporto che adesso vi faccio vedere, se è possibile trascurare o meno gli ioni H più rilasciati dall'acido. L'equazione di Ostwald, detta anche della diluizione, ci dice in sostanza questo, che il rapporto della concentrazione analitica dell'acido fratto la sua costante acida è uguale a 1 meno alfa fratto alfa al quadrato, dove alfa rappresenta il grado di dissociazione. E questa importante relazione ci dice un'altra cosa, che quanto più diluiamo la soluzione, più l'elettrolita si dissocia. E quindi il discorso concentrazione e diluizione vanno e si comportano in maniera contraria una rispetto all'altra. Io vi ho proposto qui due paletti sui quali poi andare a lavorare. Cioè consideriamo il grado di dissociazione pari a, quindi alfa uguale a 0,05, praticamente un acido indissociato, perché noi sappiamo che alfa può variare da 0 a 1, quindi totale dissociazione e totale indissociazione dell'acido. Chiaramente questa legge vale soltanto per gli acidi deboli. E consideriamo un grado di dissociazione pari al 95%. Ok, andando a sostituire i valori in questa equazione troveremo due risultati, un valore pari a 380 e un valore pari a 5,54 per 10 alla meno 2. Ora, se noi durante lo svolgimento dell'esercizio andiamo a quindi determinare il rapporto tra la concentrazione che ci viene data e la costante acida che ci viene fornita, andando a fare questo rapporto, noi possiamo attraverso i risultati andare a vedere se è possibile, diciamo, trascurare gli ioni H più derivanti dall'acido, oppure procedere con il calcolo per la determinazione degli ioni H più attraverso un'equazione di secondo grado. Andiamo adesso a riprendere l'equazione di secondo grado che abbiamo visto precedentemente, quindi abbiamo visto questo, che kA è uguale a x al quadrato fratto la concentrazione dell'acido meno x, che abbiamo visto essere uguale a kA c con 0 di A meno x, e quindi x al quadrato è uguale a kA cA meno kA di x, quindi x al quadrato
quindi x può essere scritto anche in questo modo, quindi andando a mettere a fattore comune meno x. Quindi c'è il problema, rimane proprio questo, cioè andare a vedere se è possibile trascurare la x o meno. Bene, a questo punto, conoscendo la concentrazione molare analitica dell'acido, conoscendo la costante acida, è possibile quindi andare a fare questo rapporto e vedere se è possibile trascurare o meno gli ioni H+ rilasciati dall'acido. Io adesso vi faccio vedere le tabelle che ho già preparato e cosa ci dicono queste tabelle. Che se il rapporto è maggiore di 380, quindi significa che l'acido è indissociato, quindi minore del 5%, e quindi possiamo andare a trascurare il valore degli ioni H+ e la risoluzione sarà abbastanza semplice, molto rapida, che del resto è quella che maggiormente troviamo nei testi scolastici delle scuole medie superiori o nel caso di esercizi universitari. È possibile anche in questo caso andare a bypassare l'equazione di secondo grado e quindi il calcolo è estremamente rapido e facile. Se invece abbiamo un rapporto compreso tra 5,54 per 10 alla meno 2, quindi 5% e 380, in questo caso non possiamo in alcun modo trascurare la concentrazione degli ioni H+ rilasciati dall'acido, dobbiamo andare a procedere con lo svolgimento dell'equazione di secondo grado, che, ripeto un'altra volta, è l'unico modo coerente e rigoroso che in teoria dovremmo andare a utilizzare. Se invece questo rapporto è inferiore a 5,54 per 10 alla meno 2, possiamo considerare l'acido debole, in questo caso totalmente dissociato, quindi andare a determinare alla fine il pH, così come lo determiniamo quando trattiamo acidi forti e basi forti. Lo stesso discorso speculare è se andiamo a considerare gli ioni OH- e quindi la concentrazione degli OH- sarà pari alla costante basica, alla radice quadrata della costante basica per la concentrazione analitica della base, oppure se dobbiamo utilizzare l'equazione di secondo grado, dobbiamo utilizzare in questo caso, quindi andare a detrarre alla concentrazione della base gli ioni OH- che vengono rilasciati. Bene, io ho terminato la lezione e faremo successivamente degli esercizi che chiariranno ulteriormente ciò che abbiamo detto. La cosa che vi raccomando è chiaramente questa, di imparare correttamente la parte teorica per poi passare a procedere alla parte pratica negli esercizi, in quanto una volta chiaro il concetto di elettrolita debole e di equilibrio, quindi lo svolgimento di una ipotetica equazione di secondo grado, ci permette di andare a risolvere in maniera piuttosto tranquilla gli esercizi proposti. Ok, un saluto, iscrivetevi al mio canale e mi raccomando, un like. Alla prossima!